La risposta è il Possono esistere opinioni universalmente certe? Bentornati carissimi qui in un pasqualissimo studio del dottor Sedrei. Prima di iniziare il video è più che doveroso che io vi auguri una buona Pasqua e delle buone vacanze pasquali, in quanto direi che, come si può notare dallo studio, il periodo è proprio quello. I vari filosofi che abbiamo preso in considerazione negli scorsi video sviluppavano un po' tutti la propria filosofia a partire dalla costruzione di un'etica o di una teoretica particolari. I filosofi che invece prenderemo in considerazione oggi, ovvero gli scettici, svilupperanno la loro filosofia in maniera completamente opposta, ovvero distruggendo ogni tipo di conoscenza particolare, sia essa teoretica o etica. Pirrone di Elide fu il fondatore dello scetticismo e sarà il filosofo a cui faremo riferimento nel video di oggi. Mi raccomando, con due R e non con una R e una L, come dicono i suoi detrattori. Questa corrente filosofica aveva infatti come suo punto centrale il dubbio. Non vi è infatti alcuna certezza o verità che l'uomo sia in grado di porre senza che questa sia passibile di dubbio, secondo gli scettici. Il buon Pirrone riteneva infatti che non si possa avere alcun tipo di convinzione o di certezza nei confronti del mondo che sia considerabile come verità universale. Questo perché la speculazione riguardo alla natura delle cose e del mondo è derivata dalla percezione sensibile, che è fallace per sua stessa natura. Mentre invece l'etica, ovvero lo studio di come ci si dovrebbe rapportare nei confronti del mondo e delle altre persone, deriva dalla convenzione e dalla convenienza. Questo dubbio riguardo la validità universale dell'etica derivava infatti dai viaggi che aveva svolto Pirrone, che aveva infatti seguito Alessandro Magno nella sua campagna orientale fino in India, laddove la gente non si comportava affatto come in Grecia nel V secolo e aveva delle abitudini e delle convinzioni totalmente differenti. Questo convinse Pirrone che non solo il concetto di vero fosse relativo, ma anche quello di giusto. Quindi, se tanto la teoretica quanto l'etica non possono raggiungere una validità universale, secondo Pirrone l'unico modo di porsi corretto per l'uomo saggio è quello della doxia, ovvero quello di non esprimere alcun tipo di opinione, che si realizza nella afasia, ovvero nel non parlare e nel silenzio, perché qualsiasi tipo di opinione riferita nei confronti del mondo sarebbe fallace. Il dubbio è un'arma potentissima che ognuno di noi ha la possibilità di utilizzare. Possiamo dubitare della validità di una legge, della verità di una religione o della logica dietro ad un enunciato scientifico. Il dubbio, posto nei confronti del mondo e di ciò che noi stessi crediamo di sapere sul mondo, è ciò che ci permette di migliorare e di evolvere le nostre convinzioni. E dobbiamo stare molto attenti e continuare a coltivare la nostra capacità di dubitare. Perché quando la convinzione diviene certezza assoluta, è proprio allora che la ragione diventa sorda e l'uomo smette di essere uomo.